Dottoressa, da cosa parte questa iniziativa? Parte dall'esigenza delle donne affette da endometriosi che la cui sintomatologia è un dolore intenso, un dolore cronico, e quindi l'esigenza di fare un percorso che possa mettere in risalto questa sofferenza e quindi poter parlare attraverso delle immagini di questo dolore interiore, esattamente questa mostra fotografica. È una malattia curabile? Allora, diciamo che in questo momento non c'è una risoluzione, non c'è un'evidenza scientifica di risoluzione della patologia. Attualmente ci sono solo delle terapie per tenere, tra virgolette, anche i medici parlano in questi termini, per tenere addormentata, diciamo così, la patologia e quindi la sintomatologia dolorosa. Per cui le terapie mediche più usate sono gli estroprogestinici e quindi la pillola anticoncezionale in continua per bloccare le mestruazioni, perché purtroppo l'endometriosi è una patologia estrogeno dipendente, cioè si nutre attraverso gli estrogeni che vengono prodotti durante appunto la mestruazione. E queste sono le terapie. Per il resto ci sono a volte, dipende dalla qualità di vita della donna, necessitano di un intervento chirurgico per asportare i focolai che possono possono portare un tale dolore, perché possono creare anche delle innervazioni e quindi portano un tale dolore che solo con l'estirpazione di questi focolai le donne possono respirare un attimo e quindi arginare un po' il dolore. Quali sono i primi sintomi? Cosa deve fare una donna quando avverte dei sintomi strani? Ma i sintomi strani, parliamo appunto che i sintomi strani sono intanto durante il ciclo mestruale, cioè dire, noi sappiamo, le donne purtroppo, per cultura, sappiamo che il ciclo mestruale doloroso è normale. Sicuramente può essere normale laddove non c'è una implicazione delle attività quotidiane. Il momento in cui questo dolore, a parte si può protrarre oltre il ciclo mestruale, e comunque comporta un coinvolgimento delle attività quotidiane, quindi non riesci, la donna non può né studiare, né lavorare, né fare le attività più semplici, allora lì bisogna capire che questo è un campanello d'allarme. E la stessa cosa dicasi per gli adolescenti, perché questa è una patologia che colpisce dai 15 anni ai 50 anni. E quindi capire che anche gli adolescenti, quando raccontano a un genitore, a un medico, un dolore più intenso, è bene anche lì cercare di capire che non è un'esagerazione, bensì potrebbe nascondersi dietro una paura. Dottoressa Verdura, dal punto di vista psicologico, cosa comporta una donna affetta da questa malattia? È una malattia che comporta una sofferenza esistenziale quotidiana e molto pesante, impone un abbassamento della qualità di vita molto forte. Immaginate cosa sia vivere convivendo con il dolore, questo in tutte le azioni quotidiane, e diventa poi veramente invalidante come condizione. Questa condizione è peggiorata dalla scarsa conoscenza che si ha di questa malattia, sia a livello specialistico che a livello sociale. E questo convince poi a lungo andare le donne a stare zitte, a parlare sempre meno e a condividere sempre meno sia la situazione che le emozioni a loro collegate. Per cui far parte di un gruppo di autogestione per loro ha già questo senso di primo passo per superare una situazione di silenzio imposto socialmente, culturalmente, perché il dolore ginecologico femminile è dato per scontato che si debba tollerare, molto spesso è minimizzato anche dal personale sanitario che lo incontra e tende a svalutarlo, a farlo rientrare nella fisiologia anche laddove non è per niente fisiologia, anzi è un dolore che può costringere a 2-3 ingressi al pronto soccorso in una unica giornata, quindi andrebbe accompagnato. La
la caratteristica psicologica di queste donne è proprio la diffidenza poi rispetto al mettere in comune, perché non hanno la certezza di essere comprese e ascoltate nella realtà. Anche perché colpisce una parte intima di una donna, quindi si ha un senso un po' diverso. Sì, sicuramente, questo fa più parte della nostra cultura mediterranea, diciamo, che non il resto del mondo, che è più disponibile a trattare il dolore anche ginecologico alla stessa stregua degli altri dolori. Noi siamo ancora molto riservati. Lei consideri che per molte donne si è arrivati alla diagnosi attraverso le figlie, cioè noi oggi sappiamo che le ragazze, che la figlia è endometriotica, e si è ricostruita che la mamma è stata endometriotica, ma nel silenzio più assoluto. Quindi può essere un fatto genetico. E ha una familiarità molto forte.